Ed ora con le immagini andiamo in diretta in Piazza dei Signori, dove in questo momento c'è una manifestazione dei tifosi del Treviso Calcio. Lo vedete, sentiamo anche i cori in questo momento. Tifosi, lo dicevamo, lo avete anche sentito dai titoli, è stata una giornata importante per certi versi e forse cruciale per il futuro del Treviso Calcio, con il sindaco che di buon mattino ha scritto e ottenuto anche dalla federazione una deroga di 3 giorni per presentare l'accordata che dovrebbe salvare il Treviso e quindi permettere così l'iscrizione alla promozione. Sindaco che sentiremo tra poco. Nel frattempo però i tifosi hanno deciso pochi minuti fa di fare comunque questo sit-in, questa protesta, con questo enorme striscione che state vedendo appunto in diretta, politici e imprenditori, traditori dei nostri colori, dice questo, questo striscione. Per i tifosi va trovata una soluzione a tutti i costi, perché anche un solo anno di pausa nell'attività non permetterebbe alla società di partecipare a un campionato di promozione di Serie D, costringendola quindi a ripartire dalla terza categoria. Il sindaco quindi, che si è in qualche modo impegnato anche a prendere un po' di tempo per poter trovare nuovi imprenditori, quindi nuove risorse economiche per rilanciare, per salvare il Treviso Calcio. Questa l'avete visto in diretta, la manifestazione a Piazza dei Signori, questa mattina a pochi metri nel Salone dei 300. Sentiamo che cosa ci ha dichiarato il sindaco Giovanni Manildo proprio sul futuro del Treviso Calcio, su quanto deciso oggi. Abbiamo chiesto una proroga fino all'8 per presentare tutta la documentazione. Stamattina Frandoli e l'avvocato Totterra sono andati in federazione e ci hanno preannunciato questa possibilità di richiedere una proroga per mettere tutte le carte in regola per affrontare bene il campionato di promozione. Si sta cercando di mettere insieme una cordata di imprenditori trevigiani, si sta cercando di puntare sul settore giovanile, stiamo vedendo appunto che questi nomi sulla carta diano un po' di consistenza e una garanzia a un progetto, perché il calcio a Treviso è importante, però bisogna che ci sia un progetto serio e concreto. Diciamo che i nomi sulla carta sono noti, stiamo aspettando una formalizzazione dell'impegno e penso che sia nell'interesse di Frandoli e dell'avvocato del nuovo gruppo quello di avere appunto delle lettere da parte di questi imprenditori. I milanesi, è arrivata una mail dell'avvocato che li rappresentava dicendo che non avrebbero più dato corso alle garanzie richieste. E quindi c'è tempo fino a giovedì per salvare il Treviso adesso.